da quando ha aperto, dal Natale del 2004. Indifferenziato. Ci sono 10 sale, diciamo, po', diciamo, con 10 sale l'offerta è un po' variegata. Chiaramente non, diciamo, non facciamo film di nicchia, quello, diciamo, particolarmente, diciamo, d'autore, durissimi, quello no, però diciamo mediamente tutto quello che esce sul mercato viene fatto, insomma. Cinema praticamente è un po' commerciale, insomma. No, diciamo più che la crisi, più che effetto della crisi, diciamo economica, questo come tutti i cinema subisce l'effetto delle nuove tecnologie. Cioè nel senso che i film una volta si vedevano solo al cinema. Adesso i film si vedono in tante maniere, compresa la pirateria, diciamo che è una delle cose, diciamo che i blockbuster sono molto piratati e quindi molto probabilmente può risentire di questo. Cene non abbiamo possibilità di fare cene, diciamo, nel senso che c'è un centro commerciale dove c'è un ristorante, ma non siamo noi, diciamo. Mediamente nascono nei centri commerciali perché la gente, anche se non è il caso di questo centro commerciale, ma i multiplex nascono nei centri commerciali dove la gente, oltre a vedere il film, fa la spesa, cena, magari passa qualche ora in sala giochi e si passa il pomeriggio, la serata. Da parte nostra, su quello che hai detto, facciamo, una delle nostre, diciamo, opzioni promozionali sono le feste di compleanno. Facciamo le feste di compleanno per i bambini che ce lo richiedono, diciamo. Diciamo che Roversi, il direttore del Bordini, ha paragonato questo cinema a Luna Park, cioè ha detto i multiplex in generale, non questo cinema a Luna Park. Cioè, secondo lei è giusto e se non è giusto, cosa risponde? Sì, diciamo, se i cinema singoli sono giostrine, questo è Luna Park. No, 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 non in quel senso lì. Nel senso che praticamente è un Luna Park perché si può giocare nella sala videogiochi, si può mangiare, e invece al Boldini non si può fare. Quindi l'ho paragonato a Luna Park per questo, non perché è più grande degli altri cinema. No, credevo che l'avesse paragonato a Luna Park perché secondo me c'è una varietà di giostre. Io credo che sia Luna Park perché c'è una varietà di giostre e invece di esserci una giostra singola, magari anche se vuoi più artigianale e rifinita delle giostre di Luna Park, però penso che sì, diciamo, il paragone ci può stare, insomma. Dipende dal film, secondo me un appassionato di cinema se vuole vedere quel film lo vede dovunque. Cioè, sono forse all'inizio quando abbiamo aperto c'era un po' come si dice di freno ideologico, no? Io non ci metto piede, io non ci vado per una sorta. Però abbiamo visto che poi se c'è un film particolare la gente viene a vederlo, anche se è un pubblico diciamo limitato e di nicchia, se uno lo vuol vedere non è che se lo facciamo noi non viene, se lo fa il Boldini viene, se è interessato a quel film lo va a vedere ovunque. Allora, Poi è vero che ti dico, noi certo tipo di cinema ne facciamo poco, per cui quel pubblico lì viene di meno. solo che quello che volevo capire io era il perché di questa cosa. Cioè, nel senso, perché certa gente sceglie di non venire qua e perché certa gente sceglie di venire qua? Cioè, cos'ha in più questo cinema che altri cinema non hanno? E qual è la differenza principale Beh, con... diciamo quello che abbiamo in più, io te lo posso dire perché vado anche in altri cinema e ho gestito cinema per una vita, è che si vede bene, si sente bene, si sta comodi rispetto a tante altre sale. E cosa in meno? Ci sono appunto gente che sceglie invece di andare, che so,
al fast food o a fare la spesa nell'ipermercato, va ancora a fare la spesa nella bottega di quartiere, quindi diciamo per scelta, capito? Quindi hai un rapporto anche più, più personale, più privato. Se tu vai a fare la spesa dal tuo bottegaio, puoi parlare, sai i fatti di tutta la gente, del quartiere. Se vai all'ipermercato sono tutte cose che non ci sono più, quindi c'è della gente che sceglie ancora comunque di andare nella bottega di quartiere. Ok, e col tempo insieme al cinema è cambiato anche il luogo dove il cinema viene proiettato, cioè piano piano sono andate le multisala quando prima non c'erano. Sì. E penso che il cambiamento sia stato in positivo e in negativo. Diciamo, un cinema di 30 anni fa è meglio o peggio di un cinema di adesso? Cioè come luogo, dico, non come tipologia di cinema. È una domanda, una domanda a quale si fa fatica a rispondere. Come ti, pensi che il computer sia stato un'invenzione positiva o negativa? Perché una volta, diciamo, non c'era la crisi economica e non c'erano i computer, i lavori venivano fatti a mano, c'era lavoro per tutti. Cioè è difficile dire è positivo e negativo, cioè sì, è una, come si dice, è un destino, se vuoi, ineluttabile che le cose cambino, nel senso che il cinema, allora ti dico, 30 anni fa c'erano i cinema in tutti i paesini della provincia, Vigarano, Codigoro, ognuno, diciamo, Mirabello, ogni cinema aveva un paese. Poi dopo sono cambiati, sono andati tutti in città e i cinema di paese hanno chiuso. Poi dopo sono arrivati i multiplex e hanno cominciato a chiudere i cinema di città. E molto probabilmente i multiplex non saranno eterni neanche i multiplex. Quindi è difficile parlare, diciamo, se era meglio o era peggio. È una cosa ineluttabile, per cui uno secondo me si deve adattare. Uno non può dire era meglio quando la nostra civiltà era contadina, invece adesso è industriale, computerizzata. Beh, cioè, secondo me è soggettivo come cosa. Cioè voglio dire, per lei può essere meglio adesso e per me magari può essere meglio prima. Cioè vorrei sapere se si respirava più un'area di cinema, diciamo, di una volta oppure in questo cinema adesso. Io finisco il discorso, anche i multiplex non saranno eterni. Cioè nel discorso che ti facevo, anche il multiplex molto probabilmente ha già raggiunto il suo massimo e diciamo sempre in virtù di questa evoluzione, cioè molto probabilmente sta cambiando e cambierà pelle, e ci sono ad esempio adesso dei multiplex in certe zone d'Italia che hanno 18, 20, 24 schermi, che avevano un senso quando sono stati, no, perché dovevano proiettare tutti i film che uscivano, ma adesso non escono 24 film a settimana, quindi esce un film importante, con 3-4 film potresti riempire 24 schermi perché lo fai in 3-4 sale, 3-4 sale, 3-4 sale. Per cui diciamo molto probabilmente anche i multiplex hanno raggiunto il loro apice e comincia già a cambiare. I film adesso usciranno nelle case della gente fra qualche anno direttamente senza passare più nei cinema. Quindi era meglio o era peggio? Io non lo so, secondo me diciamo un minimo di, come si dice, di rapporti umani, di gente che sei di casa, che incontra un'altra gente. Da un punto di vista, se vuoi, dei rapporti umani, forse era meglio. Da un punto di vista del progresso della civiltà, non lo so. Diciamo, magari avevi dei rapporti umani, andavi al cinema così, ma morivi anche 10-20 anni prima. Cioè, no? Quindi ci sono anche, diciamo, i pro e i contro. Io ti dico, non sono un nostalgico del passato, però... Cosa vuole il pubblico dal cinema di oggi? Cioè, come lei può vedere, cioè, molti cinema si stanno svuotando e invece magari questi cinema si stanno riempiendo per i film che ci sono. Cioè, cosa vuole, cosa ha bisogno quando va al cinema la gente oggi? E magari anche in passato, se è cambiato qualcosa. Qual è la ricerca che si fa? Cioè, adesso ci si va per passare il tempo... Ma diciamo allora, nel passato remoto la gente andava al cinema. Poi c'è stato un periodo che sceglieva il film, e forse è anche adesso. Diciamo, mentre una volta diceva cosa facciamo stasera, andiamo al cinema, e poi solo successivamente sceglieva il film. Adesso invece la gente dice esce quel film, lo vado a vedere. È molta meno la gente che dice andiamo al cinema e poi scelgono dopo il film, insomma.
Quindi questa è una cosa che sicuramente è cambiata. La gente adesso cerca il titolo, cioè non va al cinema per andare al cinema, va al cinema quando ha un titolo che è stato pubblicizzato, che l'ha visto da qualche parte, dice questo mi interessa, lo andrò a vedere. Quindi cerca il gran film per. Sì, ma ho anche il film d'autore, anche La grande bellezza, però cerca il titolo, insomma. Ok, e lei in generale del cinema di oggi cosa pensa? Del cinema di oggi. Direi, da un punto di vista dei contenuti, che ci sono poche idee. Diciamo, specialmente manca l'industria americana, il cinema americano, che è veramente poverissimo di idee, che fa il 2, il 3, il 4 dello stesso film, supereroi. Anche su questo sembra quasi che le possibilità che gli ha dato la tecnologia con la computerizzazione digitale abbia un po' atrofizzato la creatività, nel senso che puntano molto sugli effetti speciali, le cose, e un po' meno sulle sceneggiature, le storie, capito? Un cinema un po' meno ricco, capito? Qui diciamo UC Cinema è una multinazionale, non è neanche, diciamo, quindi c'è un ufficio a Milano dove c'è uno staff che programma i film, per cui diciamo vedono i film che ci sono in uscita e decidono questi film qui lo facciamo, questo qui non lo facciamo, oppure questo film è un po' di nicchia, siccome UC Cinema ha diversi cinema, diversi multiplex in tutta Italia, dice questo film è un po' di nicchia, lo facciamo nelle sale, nei multiplex che hanno più di 12 sale o da 12 sale in su, dove ne hanno solo 10, non lo facciamo, funziona un po' così. Ok, quindi diciamo scegliete film che potrebbero incassare più di altri. Sì, direi di sì, direi che sicuramente i film che... ma ti dico, non li scelgo io i film che da questo ufficio vengono battezzati come sicuro incasso, quelli vengono fatti sicuramente. Certe volte ci sono dei meccanismi per cui ci sono dei rapporti con distributori di film, per cui vengono fatti anche film che sai che sicuramente non incassano, per via diciamo, di un mantenimento di un rapporto con una determinata distribuzione, che uno ha un film importante ma c'è anche un film piccolo che non incassa. E fai fatica a dirgli no, ti faccio solo il film importante, questo non te lo faccio, è un rapporto, diciamo, come si dice, che c'è in qualsiasi tipo merceologico con qualsiasi fornitore, diciamo, se il tuo fornitore è di fiducia, uno dice, parlo anche, non so, che può essere un libro, capito? Vendimi anche questo, tu dici no, questo non te lo tengo perché non lo comprerà nessuno, magari glielo facciamo comunque, succede che glielo facciamo comunque. Se hai, diciamo, dipende da quello che fa il gestore. Mediamente, non, diciamo, se ci sono dei gestori bravi, può avere qualcosa in più. Ma per gestori bravi chiedo, non so, quello che 3 volte all'anno ti invita l'autore del film, ti dà la scheda filmografica di presentazione, ha una piccola libreria con libri di cinema esposti. Quindi, diciamo, però non sono tutte così le sale d'essere. Sono così quelle dove il gestore gli dà qualcosa in più, diciamo, ci mette qualcosa di suo e glielo dà. Cioè, secondo lei si respira più aria di cinema lì o qui? Più, cioè, insomma, Aria di cinema. sì, nel senso, diciamo, una sala come quella del Boldini, diciamo che lì uno va per andare solo al cinema. Qui magari ci si va anche per altri motivi. Questo penso che sia ovvio, no? Cioè, magari uno si va per passare un pomeriggio. Diciamo che questo nei multiplex mediamente può essere così, questo è un centro commerciale un po' sui generis, non è il classico centro commerciale, ma diciamo, anche per colpa della crisi tu vedi che è abbastanza deserto come centro, quindi qui non è che ci passi il pomeriggio. Io ti dico, do la preponderanza sempre al titolo del film. Se
se il pubblico che viene a vedere la grande bellezza non prende i popcorn e la cosa, prende al massimo un caffè e una bottiglia d'acqua e va a vedere la grande bellezza. Al Boldini non prende i popcorn, la Coca-Cola, non c'ha la macchinetta, prende una bottiglia d'acqua e va a vedere la grande bellezza. Cioè, secondo me il titolo è più preponderante rispetto alla proposta che tu fai, è preponderante rispetto al clima, quella cosa che tu chiami aria di cinema. Quando ti dico che il multiplex molto probabilmente ha già raggiunto il suo apice, molto probabilmente i cinema del futuro non avranno solo i film, ma avranno tanti contenuti aggiunti, alternativi. Quindi la gente uscirà per vedere vicino a casa uno spettacolo in diretta che viene dall'altra parte del mondo, che magari dovevi prendere l'aereo, chi aveva le possibilità prendeva l'aereo e andava a vedere. Chi non aveva possibilità aspettava che arrivasse all'Arena di Verona, adesso ce l'hai direttamente vicino a casa. Quindi concludendo, non cambia il rapporto che una persona ha con un film a seconda del luogo. Cioè, il film si gode, sia che te lo guardi a casa, che te lo guardi qui o che te lo guardi in un cinema di sé, non cambia. Diciamo, a casa è un po' diverso, eh? Secondo me il problema. Allora, ok, allora paragoniamo i due cinema. A casa è un po' diverso perché c'è sempre il rito di uscire di casa, prendere la macchina e vederlo assieme ad altra gente. Quello sì. Nel momento in cui sei in una sala al buio con altra gente, secondo me non cambia. A casa è una cosa un po' privata ed è quella, secondo me, che potrebbe appunto cambiare ancora in maniera più triste, anche se anche questo. Torno a ripetere, è un destino ineluttabile perché ci sono già dei distributori che dicono: ma come col calcio, ma perché devo uscire al cinema quando io posso uscire nelle case della gente? Quindi può anche darsi che in futuro un film importante dica: io lo faccio al cinema, ma se tu lo vuoi vedere a casa mi dai 5 euro, te lo vedi a casa tua e ti danno una smart card, una cosa, ti colleghi e te lo vedi. Quindi a casa è già un po' diversa della visione collettiva. Poi quando sei nel buio della sala, secondo me, il clima diverso c'è nel passaggio, nel senso che parcheggi, entri, fai il biglietto per il cinema, qui devi passare in un bar, luci, popcorn, altra gente, ti mescoli con quelli che vedono tutti i tipi di film, con i bambini che vedono i Puffi, con gli anziani che vanno all'opera lirica, però quando sei dentro, che è finita la pubblicità e cominci a vedere le immagini del film, credo che uno si isoli abbastanza e viva collettivamente con tutti gli altri al buio le stesse emozioni, sia che sia in una sala di un multiplex, sia che sia in una sala di periferia, al Boldini. Ok. L'articolo, chiamato Il cinema che verrà, parla di un nuovo cinema del futuro, composto da 5 sale. Nella sala 1 si proietteranno i film nuovi, che resteranno in sala poche ore prima di entrare nelle case della gente attraverso sistemi illegali o legali che siano. Nella sala 2 vi saranno i collegamenti con i più grandi teatri del mondo.